nel contesto unico delle cave di marmo di Botticino, il raduno più suggestivo d'Italia. Ragazzi, benvenuti al Raduno del Marmo 2023. Ragazzi, che spettacolo veramente essere in questa cava, è un'emozione indescrivibile, è veramente imponente questa parete di roccia, incredibile l'altezza di questa enorme lastra di marmo. Adesso siamo nella cava di marmo di Botticino, stiamo per partire, manca veramente pochissimo. Stiamo radunandoci in questo enorme spiazzale, al centro di questo cratere impressionante scavato dall'uomo, e come potete vedere questa parete di marmo è veramente sconfinata, veramente una sensazione fantastica trovarsi ai piedi di una montagna così maestosa. Spettacolo. 210 equipaggi alla partenza, nonostante le condizioni meteo incerte, grandissima adesione. Ragazzi, si parte, come vi dicevo, 210 equipaggi alla partenza. Guardate come sono imponenti questi mezzi da lavoro per estrarre il famoso marmo di Botticino. L'ottavo raduno del marmo ufficialmente partito. La missione di oggi è affrontare i 70 km di percorso, prevalentemente boschivo con fondo misto ghiaia e fango. Durante il percorso saranno presenti delle varianti hard che sarà possibile affrontare. Gli organizzatori però hanno consigliato di affrontarle esclusivamente con mezzi 4x4, visto anche il meteo un po' avverso. Infatti ci sono stati diversi scrosci di pioggia anche prima della partenza. Purtroppo col mio 2x4, col mio Raptor 660, non potrò affrontare queste varianti. Poco male, perché il percorso sembra comunque molto divertente, ma ovviamente la sicurezza viene prima di tutto. Ok, passaggio forse un po' impegnativo. Ragazzi, senza il forse, passaggio abbastanza impegnativo. Pendenza notevole e veramente tanti sassi che non aiutano. Scompongono il cuore e fanno perdere un po' di trazione. Ecco, forse siamo arrivati al punto in cui dicevano gli organizzatori, in cui ci sarà il minuto di silenzio. Non c'è male come inizio, eh?
devo dire che come inizio non c'è male, queste pietraie sono veramente toste, si sentono molto sulle braccia. Questo, ragazzi, viene considerato tra i raduni, se non il raduno più suggestivo d'Italia, ovviamente per questa location d'eccezione, questo bacino estrattivo del Marmo Botticino. Pensate che fascino! Questo bacino in realtà è antichissimo, già conosciuto dai romani, che già ai loro tempi apprezzavano questo particolare marmo per la sua varietà cromatica e le sue caratteristiche fisico-meccaniche. E noi oggi abbiamo il privilegio di visitare questi posti così suggestivi e possiamo percorrerli con i nostri mezzi off-road. E questo veramente per me è un vero e proprio privilegio, perché altrimenti questi posti sarebbero difficilissimi da visitare. Ok, organizzazione ottima, come vedete gli addetti fermano il traffico. Visiteremo tre bacini estrattivi e avremo anche l'occasione di visitare una sorta di santuario dove sarà possibile fermarsi. Come sempre davanti a me ormai il buon Mauro, presenza fissa di ogni giro. Bene ragazzi, adesso c'è una salita abbastanza impegnativa, infatti ci stanno distanziando un po' uno dall'altro per prendere il più possibile lo slancio per affrontarla. Bisogna salire fin là sopra. Non è poca la pendenza, vedo che i mezzi faticano abbastanza. Chissà se il mio 2x4 in questa maria di 4x4 ce la farà. Vediamo. Ok, come primo pezzo fattibile. Inizia a essere un po' più impegnativa per via delle rocce che mi scompongono il posteriore. Salitina mica da ridere. A quanto dicono le pendenze si aggirano intorno al 42%. E non sembra, ma questo è veramente un muro, ragazzi. Pendente intorno al 42%, niente male insomma. Tantissimo in curva, impressionante ragazzi, che pendenze incredibili, wow. Wow, fantastico ragazzi, e guardate come veniamo ricompensati con questa ambientazione incredibile. Wow, che spettacolo, che vista mozzafiato ragazzi, incredibile, bellissimo.
veramente una vista molto fiata. Non ci sono parole, è veramente spettacolare, bellissimo. Siamo praticamente in cima alla montagna, sotto di noi è tutta la vallata del bacino estrattivo, appena sotto di noi i blocchi di marmo appena estratti, veramente spettacolare. Ok, se ce la fa lui ce la faccio anch'io. Salitone affrontato, ovviamente dal vivo sembrano molto peggio di quello che poi sono in realtà, o meglio, prima di affrontarli sembrano molto più ripidi e improponibili, poi una volta dentro diciamo che sono abbastanza fattibili. Attenzione, canalone insidioso. Oh, che miseria. Sono riuscito a frenare al limite. Ah, pozza di fango, ragazzi. Allora, qua sembrerebbe che il punto migliore per passarla sia quel punto lì. Ok, passata senza problemi. Beh, queste sono pozze abbastanza semplici. Ah, attenzione, si è girato qualcuno. Forse è il ragazzo con le ruote da macchina. Effettivamente ha usato un po' troppo. Ah, ecco, torna indietro. No, attenzione. si è impiantato per bene, purtroppo non per fare osservazione, però non si possono affrontare questa tipologia di percorsi con delle gomme del genere. Ah, ecco, ha anche danneggiato il quad, si è rotto il parafango. Diciamo che gli è andata anche bene, l'importante è non farsi male, insomma, però adesso secondo me tornare indietro è praticamente più difficile che andare avanti. Vedete che le gomme sono completamente lisce. Comunque sia, la gomma è fondamentale, ancora più della trazione stessa. Guardate quanto scivola anche Mauro con le gomme tassellate. Diciamo che per ora questo fango non è insidioso come quello di Cossato, però meglio non parlare troppo presto. Diamo un po' di spazio. Tratto decisamente impegnativo questo, ragazzi. Bella discesa, molto molto ripida. Spostiamo il peso indietro, andiamo giù lentamente. Ok, non bisogna prendere assolutamente velocità in queste discese perché è molto pericoloso.
Ah, ecco perché è passato di qua Mauro. Ok, non era dove volevo passare, però è andata bene lo stesso. Ho giocato un po' con il peso. Occhia. Accidenti, un vero e proprio acquitrino. E questo frangetto sembra di essere tornati accossato. Ok, salitone molto ripido ma abbastanza asciutto. Questo boschetto è veramente molto insidioso ma altrettanto divertente. Questa discesa è veramente molto ripida, guardate quanta velocità ha preso Mauro. Qua c'è da stare attentissimi, lasciarlo scorrere un po'. Ok, peso ovviamente tutto all'indietro. Spettacolo ragazzi, divertentissimo, veramente divertentissimo questo pezzo, tracciato veramente top, divertente. Effettivamente gli organizzatori mi avevano parlato di questo passaggio nel bosco molto fangoso e abbastanza impegnativo, ed effettivamente è stato così. Assolutamente è un pezzo non banale, in cui sicuramente bisogna essere molto prudenti, soprattutto quando ci sono queste pendenze molto accentuate. Ora un pezzo un po' guidato veloce, in cui forse il Raptor si esprime al meglio. Infatti queste strade bianche sono il suo pane. Però devo dire che anche in mezzo al fango si è difeso molto bene. Direi che siamo stati baciati dalla fortuna, perché oggi in realtà il meteo era molto variabile. Difatti la giornata è iniziata sotto un acquazzone e adesso invece è uscito il sole. La temperatura si è alzata, è decisamente gradevole. Wow ragazzi, guardate che scorci che si aprono all'improvviso. Si passa dal bosco a queste cave in cui si vede il cuore della montagna bianchissimo. Veramente stupendo. E vedete anche l'organizzazione, direi ottima, personale dello staff a ogni incrocio. Devo dire anche percorso nel bosco segnalato molto bene. Oh, che miseria, segnalato molto bene. Quindi per ora ragazzi ci stiamo divertendo un mondo. Parlando prima con Mauro, rimasti veramente colpiti da quella cava in cima a quelle salite ripidissime, veramente uno spettacolo. Ragazzi, guardate che passaggio incredibile,
Stiamo passando in mezzo a questi due costoni rocciosi. Incredibile, veramente. Un fascino unico questo percorso. Non so quanti raduni possono vantare un'ambientazione del genere. Salendo ancora molto adesso, c'è un dislivello veramente notevole, queste salite sono veramente ripide, guardate questi blocchi di marmo enormi, pronti per essere portati a valle e da lì poi lavorati. Un po' di spazio. Siamo arrivati a una delle famose varianti e ovviamente c'era lo staff dell'organizzazione che giustamente mi ha deviato sul tracciato soft, e questa è una scelta intelligente. Comunque è inutile andare a rischiare se non si ha un mezzo all'altezza, ed è anche giusto per chi ha il mezzo all'altezza il poter scegliere se impegnarsi o meno in qualcosa di più difficile oppure godersi questa moto cavalcata. Ottimo, mi piace questa tipologia di organizzazione. Bene ragazzi, adesso pausa, andremo a visitare un monastero antico e questa tra virgolette è una fortuna, perché è il primissimo anno che gli organizzatori riescono ad avere il permesso per accedervi. E quindi un'altra chicca che si va ad aggiungere a questo fantastico raduno. Questa è la vista dal monastero di San Bartolomeo e là in fondo si vede anche il lago di Garda. Fantastico. Ok, c'è un quad bloccato, è un passaggio parecchio brutto, c'è questo scrambler bloccato in un passaggio un po' difficile, c'è questa roccia che non permette di attraversare, adesso è stato verricellato. Dice. Sì, il problema sono quei due massi messi in quel modo. Sicuramente avrò dei problemi anch'io. Devo aspettare che vada avanti Elena.
Grazie. Era tosta, c'erano quei due massi messi in una posizione brutta e ti costringevano comunque a passarci sopra, ovviamente poi andando a toccare. Ragazzi, qua è veramente tosta, mamma mia, ho preso dei gran colpi sull'anteriore e nel sottoscocca, ecco altri massi, bisogna cercare di aggirarli il più possibile. Gran brutta botta al cerchione, bisogna andare piano perché veramente qua si rischia di fare danni grossi. Non arriva nessuno, segno che anche altri hanno avuto parecchie difficoltà. Oh. Ragazzi, questo pezzo è veramente tosto. Penso che sia la parte più difficile dell'intero raduno. Mamma mia, ragazzi. Porca miseria. Ho preso dei brutti colpi all'anteriore sinistro, veramente tanti brutti colpi, speriamo di non aver danneggiato qualcosa. Ok, forse ne sono uscito, intanto dietro di me c'è ancora il vuoto, probabilmente questi passaggi hanno mietuto diverse vittime. Attenzione, aia, che dolore. Ah, una bella fangaia. Mamma mia, devo andare più piano in questi punti. Mamma mia, ragazzi, è tostissimo. Toste queste pietraie, si sentono molto sulle braccia, affaticano molto e sono abbastanza insidiose perché anche nei rettilini spesso basta una pietra che sporge per toccare e prendere un bel colpo.
bellissima anche questa cava. Incredibile! Bene ragazzi, eccoci il giorno dopo il raduno. Ieri purtroppo nella fretta di ripartire mi sono dimenticato di fare la chiusura del video, tuttavia volevo ringraziare tutti gli organizzatori dell'ottavo raduno del Marmo per l'organizzazione impeccabile, in particolare il gruppo Quad Brescia. Devo dire che il raduno mi ha sorpreso veramente, perché siamo stati catapultati in un paesaggio suggestivo, veramente unico, queste cave di marmo bianchissimo che si aprivano dopo un bosco fitto, veramente mi ha lasciato a bocca aperta. Una menzione d'onore anche alla ristorazione, infatti il pranzo è stato ottimo, la grigliata veramente buona, e ci voleva proprio dopo un giro del genere un pranzo così. Ragazzi, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, per me è veramente molto importante, mettete un like, se volete commentate. E al prossimo video.